carta di piatti di Chef Nunzio. Io stasera non rinunzio. Patatine e baccalà. La mia casa è questa qua. Salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo episodio con una ricetta davvero colorata, profumata e deliziosa. Oggi prepareremo i totani con piselli, una ricetta tradizionale ma che non stanca mai. Andiamo a vedere come si prepara. Gli ingredienti che compongono questa meravigliosa ricetta sono dei piselli che abbiamo sbollentato a parte, cotto diciamo più che a vapore con un dito d'acqua e un coperchio, e li abbiamo lasciati raffreddare completamente. Naturalmente i nostri totani che abbiamo già pulito, la passata di pomodoro realizzata in casa, ma se non sapete come farla trovate il link direttamente in descrizione. Per dare sapore alla nostra ricetta useremo uno spicchietto d'aglio che schiacceremo ma lasceremo in camicia, e una cipolla di tropea che ha un sapore più deciso rispetto alla cipolla normale. Impreziosiremo tutto con dei fiori di zafferano e giusto un pizzichino inoino di peperoncino, un po' di olio extravergine d'oliva di quello buono, un po' di pepe e sale. Questi sono sostanzialmente tutti gli ingredienti che compongono la nostra ricetta. Prepariamo un fondo che dia più sapore e esalti il sapore dei nostri totani e quello dei nostri piselli. Iniziamo a sbucciare la nostra cipolla di tropea. Come tagliare una cipolla in maniera semplice? La tagliamo prima a metà e dopo facciamo dei tagli trasversali, facendo molta attenzione però che il coltello non ci scappi verso l'alto o verso il basso. Senza fare tanta pressione, teniamo semplicemente schiacciata sul tagliere la nostra cipolla e facciamo andare avanti e dietro il coltello quasi fino in fondo. Facciamo due tagli, giriamola e questa volta la tagliamo fino in fondo nell'altro verso. Ora ci resta che realizzare i nostri quadrottini. Ogni volta che taglio le cipolle mi emoziono, è proprio una cosa mia, cioè, come brucia. E dopo aver versato più lacrime che sudore, passiamo al nostro aglio. Prendiamo uno spicchietto d'aglio e gli diamo un colpetto con il dorso del coltello. Lo metteremo in padella direttamente. Tagliamo i nostri totani, ne afferriamo uno, lo appoggiamo sul tagliere semplicemente, poi lo teniamo un po' fermo con la mano e facendo scorrere semplicemente il coltello senza fare pressione tagliamo delle strisce di circa un centimetro. E questo è quanto. Ecco qua i nostri totani velocemente tagliati e pronti per essere cotti. Accendiamo un fuoco. Aggiungiamo un bel giro di olio. Bene, il nostro olio è sicuramente caldo e noi passiamo a inserire lo spicchio d'aglio che poi rimuoveremo e la nostra cipolla di tropea. Facciamo saltare e facciamo dorare la nostra cipolla prima di proseguire oltre. La nostra cipolla si è appassita, noi a questo punto togliamo lo spicchio d'aglio perché già ha fatto il suo lavoro grazie all'olio contenuto nella padella che fa da conduttore a tutti i sapori, così rendiamo molto più digeribile la nostra preparazione. Quando si capisce che la cipolla è pronta? Quando smette di sfrigolare. Sentiamo proprio che lo sfrigolio è leggero, quasi inesistente. A questo punto è pronta e possiamo inserire i nostri totani. Saltiamoli. Mettiamo, sempre a insaporire, un pizzico di pepe nero. A questo punto inseriamo nella nostra preparazione anche i piselli. Possiamo inserire la passata di pomodoro.
Ormai diciamo che abbiamo finito sostanzialmente per quanto riguarda la preparazione, siamo alla fase di cottura e adesso li faremo cuocere piano piano con il coperchio quando inizieranno a bollire, fino a quando non diventeranno belli teneri e morbidi. Come abbiamo potuto vedere, i nostri totani si stanno raffreddando, hanno coltivato la loro cottura passiva grazie al calore residuo della padella, il sugo si è ristretto un pochettino e direi che noi siamo pronti ad impiattare i nostri totani. Iniziamo a impiattare. Cerchiamo di afferrare sia una parte di passata di sugo che sia i nostri totani. Ai nostri totani aggiungiamo un pizzico di particolarità. Noi dobbiamo sempre personalizzare un po' i nostri piatti. Come lo faremo in questo caso? Aggiungeremo colore, un odore fantastico, che è quello dei nostri fiori di zafferano. Andiamola a vedere più da vicino. La nostra preparazione è finita. Impostarlo? Allora, assaggiamo. È ottimo. Si sentono come retrogusto, un po' l'acidità del pomodoro che arriva molto in ritardo. Si sente il sapore nudo e crudo del nostro totano, quindi non è mollo, non è scotto, è bello al dente. Poi, dolcissimo in punto, arriva la dolcezza dei piselli che sciacqua il palato da tutti questi sapori un po' più forti e a secondo cucchiaio si ricomincia da capo la scaletta dei sapori che ci vorrebbe qualsiasi piatto. Signori, siamo arrivati alla fine di questa ricetta. Come promesso, un piatto con ingredienti semplici, pochissimi ingredienti di altissima qualità che insieme realizzano un piatto davvero profumato, delicato, leggero e colorato. Per questo video era davvero tutto. Chef Nunzio vi ringrazia, vi saluta e vi rimanda al prossimo episodio. Ciao belli! Adi piatti di Chef Nunzio, io stasera non rinunzio. Patatine e baccalà, la mia casa è questa qua.